L'occasione è ghiotta per parlare di etimologia, perché l'ho preso di recente, lo facevo vedere poco fa Eric Letta, che però lo sapeva già. C'è una parola che ricorre spesso nel lessico delle campagne elettorali e è crescita. Tutti si prefiggono, noi ci prefiggiamo di ottenere la crescita della nostra economia, del nostro tessuto sociale. Ma c'è una parola che forse è più adeguata a questa campagna elettorale, e questa parola è sviluppo. Sviluppo noi lo utilizziamo molto spesso come sinonimo di crescita. In realtà ha un significato che è particolarmente adeguato a questa campagna elettorale, perché è adeguato alla situazione della nostra regione oggi, è adeguato alle esigenze di chi oggi in regione Lombardia ha il coraggio di investire, nonostante tutto quello che contraddistingue il rischio dell'investimento oggi. Sviluppo significa togliere dal sviluppo, togliere dal groviglio, togliere dai lacci, lacci e lacciuoli, verrebbe da dire, che sono quelli che l'ente regionale pone, o perlomeno consente che esistano, e che pesano sul sistema dell'impresa, visto nella sua complessità, non meno in termini di percezione da parte dell'imprenditore, non meno di quanto limitativo sia un fisco pesante e oppressivo, come certamente pesante e oppressivo è il fisco nella nostra regione. Non sto parlando solamente di burocrazia, Sto parlando di capacità di agevolare le energie degli imprenditori, le energie di chi investe nel nostro territorio, dare cioè la possibilità a ciascun imprenditore lombardo di realizzare, anzi di liberare le proprie energie. Sono concetti questi che tornano con queste parole e con parole diverse nel nostro programma, che sono sicuro molti di voi hanno letto, che è un programma articolato, alcuni mi dicono è troppo lungo, sono tendenzialmente gli stessi che guardando le singole sezioni mi dicono che per la loro sezione ci vorrà anche forse qualche idea ulteriore, e allora è inutile dire che cosa rispondo. Però poi siamo tutti d'accordo nel dire che le idee che noi stiamo proponendo, le proposte che stiamo facendo per la nostra regione, sono quelle che servono per realizzare sviluppo. Sviluppo al sostegno del sistema dell'impresa, sviluppo che crea occasioni di lavoro, sviluppo che può essere realizzato in termini compiuti solo nel momento in cui siamo d'accordo sul fatto che la regione non è un ente blindato dentro un palazzo per quanto apparentemente di cristallo, ma è qualcosa che dialoga con chi vive i problemi, e proprio perché vive i problemi, nell'attitudine tipicamente lombarda, cioè quella che ci deve dare orgoglio, cioè quella che ci dice che noi lombardi siamo capaci di risolvere i nostri problemi, proprio per questa ragione, vivendo i problemi, elabora le risposte, elabora le soluzioni. E sono risposte e soluzioni che chiedono solo di essere condivise. Condivise a priori, cioè nel momento iniziale che è e deve essere il dialogo. Condivise nel senso di messe assieme, non di essere recepite in quanto solo loro sono quelle giuste, perché ci mancherebbe, è proprio responsabilità della politica decidere, mettere in linea le priorità, e mettere in linea le priorità di un soggetto seguire le priorità di un soggetto può voler dire trascurare altre priorità importanti, ma se alla politica aspetta il mettere in linea le priorità per poter capire quali sono le reali priorità, bisogna dialogare con i soggetti che sono portatori dei problemi, delle esperienze, delle soluzioni. E da questo punto di vista, guardate, se c'è una regione per cui alcuni cittadini lombardi riconoscono dei meriti alla giunta, io la guardo in termini ininterrotti, di 17 anni e mezzo, di Roberto Formigoni, sono quei soggetti che si ricordano che all'inizio questa attività d'ascolto ha contraddistinto l'azione della giunta Formigoni. Io mi sono fatto un'idea,
Mi sono fatto un'idea di come sia andata dal punto di vista psicologico, scusatemi la deviazione, sono avvocato penalista e per definizione quando vedo un problema devo andare a immaginare e a cercare di capire qual è il meccanismo psicologico che l'ha consentito, come si è formata la volontà che ha determinato un determinato fatto. Oddio, da avvocato penalista non dovrei mai dire una volontà che ha determinato un determinato fatto, sennò perderei l'attenzione di qualsiasi cosa. E mi sono fatto l'idea che l'ascolto sia coinciso con la migliore fase della giunta Formigoni, esattamente come la negazione dell'ascolto sia coincisa con il decadimento assoluto della nostra politica regionale. E immagino che sia andata così. Vuoi per promesse elettorali che un tempo si è voluto mantenere, vuoi per propensione in una fase in cui l'esperienza va costruita, all'inizio quella giunta aveva bisogno di ascoltare, aveva bisogno esattamente dell'ottica che abbiamo detto poco fa, ma rimanendo un unico soggetto al potere per troppo tempo, quel bisogno è stato poi superato da una falsa esperienza. Cioè da un pensare, sì vabbè, ma io so già cosa vogliono, io so già quali sono le loro istanze, io capisco già il loro sentimento, non ho bisogno di ascoltare. E quel palazzo falsamente di cristallo è diventato una corazza per proteggersi dagli impulsi che vengono dall'esterno e poter decidere in autonomia. Guardate, io do un significato anche al valore simbolico dell'essere voluti andare in alto, staccati dalla realtà. E più ci si stacca dalla realtà, più le scelte vengono fatte in termini autoreferenziali. La scelta è giusta perché l'ho fatta io. Seduto in alto, io domino tutto. È giusta perché io ho già soddisfatto le richieste delle persone. Guardate che fra quelle persone c'è anche qualcuno seduto qua fra di voi che mi ha raccontato ormai un mesetto fa di come funzionavano gli stati generali. All'inizio convocati per essere ascoltati, poi convocati per essere informati su quello che la regione aveva fatto per loro. Informati con un po' di spiegazione, non perché il bollettino regionale lo leggono tutti. Informati per ricevere degli applausi. Informati per essere coccolati falsamente. E intanto le esigenze dei cittadini lombardi, e intanto le esigenze dei lavoratori lombardi, e intanto le esigenze delle imprese lombarde venivano regolarmente tradite. Io sono reduce adesso dal primo confronto televisivo con gli altri candidati, esperienza che mi ero immaginato anche stanotte, tornando da Mantova, mi immaginavo come sarebbe stato. Avevo seduto di fianco a me Maroni. Scusatemi se parlo solo di Maroni, ma sappiamo tutti che la battaglia è lì. E a un certo punto, alla seconda o terza domanda, dice no, perché noi ridurremo l'IRA per promuovere le imprese lombarde che devono... No, perché noi, dice un'altra domanda, tratterremo il 75% delle tasse in regione Lombardia perché così daremo i soldi per fare le cose. A un certo punto mi è scappata, ho detto scusate un secondo, chi ha messo le tasse oggi promette di togliere le tasse, chi ha devoluto 12 miliardi di euro che erano destinati alla regione Lombardia e li ha dati alle regioni del sud Italia oggi dice ci faremo dare i soldi dalle regioni del sud Italia, tratteremo i soldi dei lombardi qua. Ma a che cosa stiamo giocando? La memoria è qualcosa che non esiste. Cos'è successo per farci credere che tutto quello che non hanno fatto fino ad oggi, cioè non hanno ritenuto di dover fare fino ad oggi, improvvisamente saranno capaci di realizzarlo domani? Ricordiamocelo che mentre nella nostra regione c'erano soggetti che avevano il coraggio a tratti eroico di investire e di fare impresa, a Roma giocavano lunga lunga e in Parlamento si divertivano a perdere giorni interi per raccontare la favola che Rubbia era la nipote di Mubarak. E intanto le imprese lombarde venivano lasciate da sole, avviluppate in una burocrazia e in un sistema che gli impediva di liberare le proprie energie, ad affrontare una crisi che nessuno, né nel palazzo della regione, né finché loro erano a Roma, ha cercato neanche lontanamente di guidare. La crisi, e chiudo, è servita come alibi
per stendere un velo veramente pietoso sulle loro responsabilità e dire che non ci sono, perché non sono loro, perché sono le responsabilità di una crisi planetaria. Ma stiamo scherzando? Nessuno mette in dubbio che ci sia una crisi planetaria, ma serve per cambiare, serve per modificare, serve per guardare che cosa si è sbagliato fino ad oggi, serve per avere il coraggio di mettersi un minimo in discussione, perché alternativamente tutto è conservatorismo puro. E oggi loro propongono semplicemente di conservare se stessi. Ecco perché il confronto in televisione, per quanto utile, è a tratti surreale. È surreale perché stiamo parlando a mondi diversi. Stiamo parlando non a persone diverse, come se fossero sfere mentali. C'è una sfera mentale che guarda la concretezza delle cose, che domina il movimento, le reazioni, la nostra intelligenza, e ce n'è un'altra che evidentemente è molto più astratta. E a quella astratta si possono raccontare tutte le frottole del mondo e ci si convince di dire qualcosa di giusto. E poi c'è un'altra sfera, quella che dicevo prima, alla quale noi diciamo con forza, sulla base delle premesse che ho detto poco fa, che gli enti bilaterali devono esistere, perché sennò la regione non crescerà. A cui diciamo con forza che la finalità della regione è anche quella di garantire l'esperienza dei confini mettendola in sicurezza, di aiutare le imprese, non di limitarle e vincolarle. E c'era una terza cosa che volevo dire, che mi sono dimenticato in questo momento, ma che è molto semplice, in realtà è una parola. E vinceremo. Vinceremo perché abbiamo ragione. Vinceremo perché la democrazia vuole l'alternanza e perché loro hanno negato questa alternanza fino ad oggi. Hanno reso urgente il cambiamento, trasformando, ma è un'evoluzione naturale, il sistema dell'affiliazione in presenza della mentalità e della fisicità della criminalità organizzata. Oggi ci sono imprese che temono di avere un barlume di speranza per la prosecuzione della propria attività da chi si presenta con una valigetta piena di soldi mentre le banche tengono chiuse le casse, i cassetti e le cassaforti. Questa è una delle responsabilità che dobbiamo a chi oggi si presenta parlando di promesse sempre più mirabolanti e cercando di far dimenticare il passato. A chi oggi si presenta con la parola continuità, noi opponiamo con consapevolezza la parola novità che solo noi in Regione Lombardia sapremo portare. Grazie a tutti e buona volta.